Allora, verrà vincolata. È vero che Salvini è vicepresidente del Consiglio, ma c'è un parere molto determinato di due comitati, al tempo di Franceschini, che indica il vincolo relazionale, che è il vincolo che riguarda la storia e la memoria del monumento, come fosse un monumento a Falcone Borsellino, che uno può trovare non buono, non bello, ma non può abbattere perché la memoria è più forte dell'interesse del monumento. Quindi il problema non è monumentale, è relazionale. Oltretutto c'è un dato che va oltre Salvini e oltre Sala, singolarmente d'accordo su questo progetto insensato di abbattere lo stadio, che nel 2026 ci saranno le Olimpiadi a Milano ed è previsto che la celebrazione delle Olimpiadi sia dentro lo stadio Meazza. Questo naturalmente stabilisce una data molto avanzata, quando Sala non ci sarà più, il nuovo sindaco dovrà prendere delle posizioni e lo stadio avrà ormai 70 anni, quindi avrà un vincolo automatico secondo quello che la legge richiede per i monumenti. Nel caso del vincolo che io richiamo, il comitato di settore, anzi due comitati, hanno indicato questa dimensione legata al significato simbolico, ai grandi giocatori, alle partite, alla memoria, a Rizzoli, a Berlusconi. Il fatto che da Berlusconi a Moratti i grandi presidenti siano contrari fa pensare come questo sia logico. Che poi Salvini, per ragioni che non conosco, sia d'accordo con Sala, mi pare di per sé un elemento negativo per lui, cioè essere d'accordo con Sala, non si può mai essere d'accordo con Sala, è un dogma. Sala deve stare in un'altra sala e questo avverrà presto, quando il suo mandato sarà finito, e allora potrà finalmente occuparsi Salvini del problema importante e cruciale della sua impresa, che è il Ponte di Messina. Ecco, si occupi di fare il Ponte di Messina e anche uno stadio a Messina, e lì sarebbe perfetto.